Ehi hey, Pipsu, welcome back per la seconda settimana di God of War. Ecco, mio rammarico che, come vedete, non c'è la webcam. Per questa serie non ci sarà, perché per qualche motivo OBS ha deciso di fare mezzo FPS quando registro God of War. Non ero felice di quello che avevo portato nella prima puntata, a livello di FPS. E sono tornato a Shadowplay, almeno per questa serie, perché... parliamoci chiaro, regà. La mia facciazza ha il suo perché, ma... 60 fps c'hanno loro perché un po' di più. Quindi non lo so, volete, vi attacco un'immagine magari in un angolo così facciamo finta che io ci sia. O potrei in realtà registrare due volte e metterlo in post-produzione. Non so per quale motivo God of War crea tutto questo problema. Gli altri giochi mi fanno 60 fps senza nessun problema. God of War me ne fa 60 in game e poi la registrazione ne fa 15. Vi voglio portare il contenuto messo bene. Non vi voglio a tutti i costi mettere la mia faccia in mezzo alle scatole per poi portarvi un video che fa 20-25 fps che magari non te ne accorgi da telefono, però da PC è grave. E quindi cerco di portarvi il contenuto il meglio possibile, per cui lo facciamo a 60 fps con Shadowplay e il resto dei giochi li facciamo registrati normalmente come al solito. Se vi piacciono gli RPG siete nel posto giusto, quindi vi invito a seguire il canale perché più siamo è meglio, eh? Ringrazio quelli che già lo seguono, che commentano, likeano e che joinano Discord. Tra l'altro che Discord è aperto a tutti quanti, quindi ragazzi, se cercate una mini community dove andare a giocare ai giochini multiplayer, Discord potrebbe essere un buon posto da dove cominciare. Dobbiamo scoprire che diavolo è successo. Bisogna andare avanti, io credo che sì. Così a occhio e occhio ci dobbiamo buttare di sotto qua. Tanto indietro non possiamo andare. Qua non mi serve sta cura, me la tengo. Ah, andiamo a cercare l'uomo. Non siamo nessuno. Lo hai ucciso. Non siamo nessuno, lo Fatto dici quello che te? serviva. Secondo me non è neanche morto questo ragazzo. Non lasciarmi più solo. Va bene. Va bene. Molto figo, dobbiamo passare di qua a qua. No, e hai già ucciso delle persone, vero? Sei abituato. Se serve per sopravvivere. Gli animali va bene. Sono cibo. I droger sono già morti. Ma le persone, anche loro vogliono sopravvivere. chiudi il tuo cuore. Nel nostro viaggio saremo assaliti da creature di ogni tipo. Chiudi il cuore alla loro disperazione. Che Chiudi culo. il cuore alla loro sofferenza. Muovi la visuale con il mouse, direziona il salto usando WASD e poi premi space. Ok. E poi si sale. Abbastanza facile. Tra l'altro mi avete scritto nei commenti, e anche su Discord, di usare il pad, specialmente per la faccenda questa qua. Il control F del ragazzo e il control click di Kratos. Ma devo dire che con la tastiera alla fine, a parte quello che è proprio sfigato, il resto mi trovo bene. Quindi vediamo, magari poi lo rimappo. Però per ora lo srotellamento devo dire che è importante. Wow. Mi puoi dare una mano? No. Posso avere una visuale migliore. Sto lootando, ragazzo. Ah, c'è un puzzle qua, un puzzle da risolvere. Vediamo un po'. Argento. Queste cose da rompere non servono. Ehi, ehi. Posso anche. Ah, no, 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 no. Va bene, abbassato questo. Ah, e poi dovrò tipo darci Buona idea. un'accettata per bloccarlo. Ok, mo'. Devo lanciare il pupo di sopra? Premi F per ordinare ad Atreus di calare la catena, vai. Ragazzo. Sì, padre. Padre. Grande. Quel secchio
è per gli effetti. Aspetta, ragazzo, che devo andare a raccogliere il loot. Pendevano per via dei ladri. Certo. Cosa? Adorare gli dei? Agli dei non interessano. Gli uomini non dovrebbero pregare dei mostri. Adesso, superato questo, posso prendere la mia spada. Ok. Qua c'è della vita, non so poi perché te la dà anche in punti in cui tipo boh, non c'era manco un nemico. Ho premuto E, non spazio, ma è andato. Padre. È andato bene lo stesso. Sì. Amici? No. Ah, va bene pure lei, figo. Forse. Sì. No. È una scimmia sto ragazzo. Ma no. Ma scusi. C'è una shortcut questa, ok? Ma quello che devo fare è salire di qua. Oh la Madonna. Guarda. Per tutto il tempo un cerchio di alberi magici ha protetto il bosco. Ma laggiù il cerchio è interrotto. E dove è passato il tizio? Li hai tagliati tu. Ha scelto lei quelli da usare per la sua pira. Ah. E perché l'ha fatto? Erano quelli con la mano dorata sopra. Andiamo. Basta. Non è Kratos, non ci spiega le cose. Kratos non spiega. Molto fluido poi, eh? I livelli, sì, almeno per ora, è tutto piuttosto comprensibile dove devi andare. Quindi, quando arriveremo? Bello cinematico, Cinematicus. Prima dell'inverno. Cinematicus. Non lo so. Ok, ok. Limitare della foresta selvaggia. Vai. Lui fa, lui fa. Vieni. Si rotella, ragazzi. Vorrei essere anch'io. Dov'è che stavo? Madonna, quanta vita c'hanno i nemici. C'è rimasto un cazzo. Allora, qua si può salire. Ehi, sento altri pellegrini. Ehi, hey, hey. Oh, questo tira le cose. Ah, ma è esploso, ho fatto di polistirolo questo, ok. Indicatore minaccia. Gli indicatori di minaccia attorno a Kratos segnalano i nemici fuori dal campo visivo. Gli indicatori dorati mostrano i nemici nei paraggi. Gli indicatori rossi lampeggiano segnalando un attacco imminente. Gli indicatori viola lampeggiano segnalando un proiettile in arrivo, ok. Oddio, è agghiacciante questo coso, non voglio. Aiuto. Ok. Mi faccio venire da qua. Faccio venire verso di me, così almeno non c'ho problemi di proiettili. Oh.
Ma quanti ne sono questi? Ma dai, ma sono 200, aiuto! Cioè, non voglio andare là in mezzo a saltare per l'aria io. Hanno capito il trucco. hanno capito questi. Vabbè, questa è una rottura dei cazzi, niente male. Aia. No, fa un botto dei danni sta roba, aiuto. Padre, stai per morire. Padre, sto per morire che sì, porco due, m'hanno sbucciato. Au, no, ho premuto il tasto sbagliato. Ok, secco. Non stiamo messi bene per nulla. Non è che io sia molto soddisfatto della situazione. Ma poi questi scappano pure, guarda lì. E come diavolo fai a fare sti cose? Devi far così. Perché se no non ne esci più. Cioè, alla fine si schivano veloce però. Ah, non sto abbastanza. Ok, secco pure questo. Ok. Wow. Avrei potuto usare anche la mega furia. Se vuoi aiutarmi, distraili. Concentrati su quelli di cui non mi occupo io, ma solo quando non è rischioso. Che situa. Va bene. Guarda. Serve un po' di vita. Giravolta rapida si può configurare meno impostazioni. Giravolta rapida, ma credo che sia questa. Premi I per accedere alle opzioni di gioco. Ok. Ah no, ok, quello premi X. Ma è agghiacciante. Ok, possiamo mettere dei punti forse. C'è qualcosa che possiamo fare? Armi, armatura, difesa. C'è qualcosa che posso... C'ho dei punti. Non capisco. Uno scudo dorato, trabocca. Ah, posso... posso scegliere... Figo, posso scegliere le cose. Cammino del viandante. Uno scudo robusto costruttore di... questo è molto stiloso. Anche questo. Prendo il bocchiere... lo stavo per dire. Brocchiere. L'accetta. Ah, ok, posso attaccare cose runiche. Ok.
Manico di legno. Non posso cambiare il tipo d'accetta come ho fatto. No. L'arco, lui ci si può mettere cose. Armatura. Aha. Ah, vedi che questa è meglio. Metti. Hai equipaggiato un'armatura che contiene un castone incantesimo che ci possiamo infilare cose dentro. Gli incantesimi possono essere inseriti solo all'interno di armature e talismani equipaggiati che contengono castone incantesimo. Gli incantesimi forniscono bonus alle statistiche e abilità speciali quando l'oggetto che li contiene è equipaggiato. Ok. Alcune armature possono avere fino a 3 castoni incantesimo. Premi H per selezionare il castone armature dell'armatura equipaggiata. Ok, H. Sposta il puntatore sul castone vuoto, fai click e poi scegli un castone. Simbolo della perseveranza. Boom! E ce lo metti. Mi ha dato anche l'achievement. Hai aggiunto un incantesimo a questa armatura, puoi trovare... Ok. Basta, indietro. 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 C'è anche... anche il ragazzo c'ha... I nemici strangolati da Atreus subiscono maggiori danni. Va, gli diamo questa. Carino, carino. C'è un sacco... Queste sono meglio. H, comodissima H per mettere l'incantesimo. Non ne abbiamo di incantesimi. Lo spantalone qua ci abbiamo questi che sono meglio. Ovviamente H, ma non ci abbiamo nessuna H da mettere. E poi il... Che cazzo, cos'è sta cosa? Un ricordo della defunta moglie di Kratos. Non ci abbiamo nulla. Vabbè, credo sia un amuleto o qualcosa del genere. Figo, abbiamo rimediato qualcosa. Ragazzi, extra. Qui. Rune. C'è un villaggio Jotnar. Jotnar? Giganti. Conosci altre lingue? Un po'. Solo quelle che sapeva mamma. Benvenuti a Jotnar. Qui c'era un insediamento Jotnar? C'era? Ok, giganti, così vicini. Ma quanto tempo fa? Ok. Ma sono tutte collegate. Quindi a volte riesco a capire cose che non dovrei sapere, sai? Cosa andava a vedere? I borni? I borni scritti con... Con i cosi, con... O le rune? Le borne, le rune borne? No, che sbatti! Sicuro di farcela? No, in realtà no, però ok. Fa bene cambiare sempre gioco, devo dire. Cos'è? Ho una cura, grazie amico mio. Cadenza ai tiri, la precisione non ha fretta. Sì. Si era aggiornato. Che cos'è? Pensavo fosse un predone, ma la sua voce è così strana. Neanche mio padre sa cosa sia. Questi nemici diventano estremamente aggressivi quando sei congelato. Cerca di evitare il loro attacco di ghiaccio esplosivo. Buono, mi ha ridato un bel tocco di vita importante. Quello. Yeah, questo lo apriamo con la faccia. No, ho fatto fatica pure ad aprirlo qua. Tocco di Hell. Attacco runico leggero. Una rapida scarica di energia che ferma e respinge tutti i nemici vicini. Perché te continua con I? Hai ottenuto una gemma dell'attacco runico leggero. Tocco di Hell. Le gemme runiche ti permettono di personalizzare l'arma per attivare attacchi runici leggeri e pesanti. Nella scheda armi puoi incastonare le gemme. Figata, quindi possiamo mettere cose nuove. Sposta il puntatore sopra lo sotto. Attacco runico leggero. Madonna, sti tutorial mega proprio tutto. Cioè fanno bene a farli così. Qui puoi equipaggiare le gemme dell'attacco runico leggero ottenute. Gli attacchi runici hanno statistiche e tempi di ricarica specifici. Ok. Usa XP, l'esperienza, per potenziare gli attacchi runici e migliorarne le statistiche. Ok. Fai clic per equipaggiare. Vaffanculo, fammi cliccare. Gli attacchi runici equipaggiati sono indicati con il simbolo E. Premi ESC per tornare alle armi. Sposta il puntatore sopra lo slot pesante. Qui puoi equipaggiare, vabbè, quello dell'attacco pesante che non ho. Quindi è finito il tutorial, perfetto. Ma adesso me lo fa di default? Ah. Croc. Però chiaramente c'ha un devo ricaricarlo. Forse possiamo passare di qui. Ok. Ma scusa, aspetta ragazzo, un momento, piano piano, che c'era qui, avevo visto qualcosa che si poteva lootare, ma mi sa che... No, no, ok, avevo flashato io, never mind, andiamo di qua, ma... Premi il bottone, ma passavi sotto! Forza. Grazie. C'era bisogno di far il mask.
avanti così. Vabbè. Ecco la montagna, andiamo. Aspetta. È a posto. Vedi? Ah! Eccala. Aiuto. Padre, aiuto. Tieni duro. Presto. Tieni duro. Non ce la faccio. Stai calmo. Ci sono quasi. Cadiamo all'uno, due, tre. Cadiamo insieme, eccolo là. Vabbè, era 4, però. Uè là, ci sono anche 900 nemici. Vacci piano. La fretta ci costerà cara. Sembrano fermi, però. Scusa. Tipo bloccati in qualche modo. Altri droger. Non si muovono. Sono morti. Cioè, più morti. Ragazzo, non sono per niente morti. Sono spenti. La difficoltà dei nemici è rappresentata dal colore e dal numero vicino alla barra della salute. Il colore della barra di salute del nemico varia da verde a viola a seconda di quanto è potente rispetto a Kratos. Ricorda, preciso e senza fretta. Ma vaffanculo. Questo lo facciamo saltare per l'aria. Tra l'altro, se mi danno un colpo sono morto. Attenzione! Sto colpo devo dire che è strong, eh. Meno male che... Vaffanculo. Però è fatto bene il sistema che ti avverte, che il pupo te lo dice. Dietro di te, però era troppo tardi. Pensavo che stesse ancora menando lui, quello lì. Ho detto, vabbè, easy. Preciso e senza fretta. Gli avevo fatto il perfect block. Questo qua è forte, questo viola, eh? Ah no, mi ha colpito il violone che mi ha shottato, cazzo. Il violone lo dovevo addressarlo subito. Vabbè. Se può fa. Io li sguccio tutti, vediamo un po'. Ricorda, preciso e senza fretta. C'è un sacco di droger qui intorno. Questo l'ho mandato subito a dormire.
Quindi se fai una successione di attacchi leggeri e pesanti li devasti. Oh, spacca questo. Che sfiga di merda. Ah. Questi sono proprio una rottura dei coglioni, eh. C'ero riuscito. Mi ci vorrà un pezzo per fare sta parte. Mi ci vorrà un pezzo. Ricordo, per fare sta parte. Preciso e senza fretta. Un sacco di droger qui intorno. Oh, spaccalo. Ok. Casa. Ok, ce l'abbiamo fatto. Era perfetto, lui. Facilissimo. Nessun problema. Prenditi più tempo. Non importa se tiri una volta sola. Nuovo consiglio. Prima di sferrare un attacco a distanza deve prepararsi. Se riusciamo a interromperlo dovrà ricominciare da capo. Il sì, però. È tutto. Sì, però rompono il cazzo sti Drogur, devo dire. Ok. Guarda qui. Ah, ti indica pure lui dove guardare. Ma... sì, sembrava più che dovevamo andare. Lustre. Leggi. Oh. Un tempo i giganti venivano per commerciare con gli dei. Chissà, forse anche Odino.
Terra di scambio, abbiamo trovato dove dei e giganti si incontravano e commerciavano. Deve risalire a prima della guerra. No, te prego. Abbiate pazienza, basta, che sfuga dal terreno. No, vabbè. Ancora. Liscio. Ok, bella crocca. Au. Ah, ma questa... Ok. Ah, ok. No, ma vaffanculo. No. Padre. Mi si è girato quell'altro. Sono tosti i nemici comunque. A difficoltà massima c'è il suo. Volevo... Sopra di noi. Sta sbucando dal muro. Sbuca da qua, sbuca da qua. Attenzione. Sta sbucando dal muro. No, oh, sto colpo qua è proprio stronzo, eh. Glielo devo parare dopo. Ah, no, aspetta, checkpoint, Non me inculi, ma o lo facciamo bene. C'ha un timing diverso rispetto agli altri Drogur e bisogna impararselo. Sopra di noi, sta sbucando dal muro. Sta sbucando dal muro. Ehi! Au! Ah, quasi me incula, eh? No, what? Quanti sono? Sono tanti, io non voglio. No. Sono troppi nemici, vado a prendere la curetta. Adesso io ne aggro un paio. Aiuto. Perché non sto usando... Ok, ecco, ci siamo, vai. Capirai, andiamo bene. Qua la situazione, poi questi si curano pure. Padre, occhio! No! Però non sono morto. Però adesso sì. Spadre! Ci vorranno un paio di minuti pure per fa questi. Qui sopra! Sbuca qualcosa dal muro! Sbucia qualcosa, sbucia. Qua non ci si può buttare di sotto. Sta sbucando dal muro! Oh mamma mamma mamma. Sta
No! Mali mortacci. Aia, questa l'ho presa, questa l'ho presa. Serve una pietra curativa, ma ando stavo. Ah, eccola, eccola, ce l'ho, ce l'ho. Oh boy. Oh boy, mi hanno stuprato. Mi hanno abusato di me. Ok. Vai, che ormai questo l'ho imparato, lo faccio in perfect. What? Boy. Sbushed. L'attacco pesante, c'è qualcosa che non mi fa impazzire. Devo trovare. C'è qualcosa lassù. Vediamo. Sta sbucando dal muro. Vieni, vieni. No. Mi piace il pacing degli attacchi. Lasciami, bastardo! Proprio difficile sta parte, devo dire. C'è qualcosa lassù. Proprio una parte difficile. Andiamo. Oh, oh, Martacci de Pippo!
Dai, 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 che manca solo sto pagliaccio. Abbiamo finito qua, eh. Sono pronto. Ai, 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 ai. Fa un po' la pussy, eh. Però lo vorrei riuscire a finire senza avere grossi problemi. Ce l'ho là. Oh, mamma mia, rischissimo. Ok, ce l'abbiamo fatta. È stato facilissimo, semplicissimo. Ci ho messo mezzo try e ho fatto. Questi Draugr sembrano più grossi rispetto ai primi che abbiamo incontrato. Usano armi più pesanti e più pericolose. I loro movimenti sono più lenti, ma la forza è maggiore. Tirano delle crocche fuori di testa. Yahoo! Vai, mo che dobbiamo fare? Dobbiamo vedere di nuovo qua? Guarda, no, dobbiamo saltare qua, lassù. Immagino. Ecco, infatti, sì. Madonna, che botte che ho preso. Ehi, hai sentito? Chi è, oh? Che cos'è? Vedremo. Restami vicino. Sembra una donna che canta. Che cosa è? Una stregona. Andiamo verso quel canto pauroso. Parla spagnolo questa, ma posso buttarmi di sotto? Oh 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 oh. Non so cosa faccia, ma non lo voglio sapere bene. Ecco, ok, mi tira la puzzetta, mi tira. Come faccio a schivarla sta roba? Ullala, non è facile da schivare. Ma non per le tue frecce. Vai! Ancora no, scusa. Non ci sta, prova a attaccare. Au! Volevi curarti, eh? Questa è stronza sta cosa, eh? Mi serve tempo. Oh, ok, ok, vabbè, ho capito. Bisogna tirargli le accettine. Le reti vive, io pensavo che fossero tipo, che ne so, una streghetta che ci aiutava qualcuno. Invece solo miseria sui nostri passi, proprio. Che cosa è? Andiamo verso quel tavolo. Cucafiul. Mi ha avvelenato questo. Ora non posso. Ah, ma ho colpito uguale. Per le tue frecce, vai! Mortacci sua! Lo posso parare però? Non sì, però no, una o due volte. Che ne tira due lei. Basta dire.
La rovina delle reti vive. Uccidi le reti vive esplorando i vari territori. Ti imbattirai in altre potenti e spettrali maghe. Sei io. L'avevamo visto prima. Sei Thor. Nel bestiario trovi qualche consiglio per sconfiggere. Questa roba qui l'avevamo vista. Avevamo visto che si pronuncia come se fosse un TH inglese. Ok. Una reti viva. Non pensavo di vederla da vicino. Manco io, guarda. Onestamente stavo bene così. Però, a quanto pare, dobbiamo... Abbiamo esperienza, albero delle abilità. Guarda lì. Figo. Leviatano, scudo del guardiano. Possiamo fare un sacco di cose. Premi Q per sferrare un veloce pestone che danneggia tutti i nemici vicini. In modalità furia di Sparta, però. Questo ti potenzia il combattimento furioso. Premi due volte Q per spezzare la guardia di un nemico. Quando sei a mani nude, tieni premuto clic sinistro per mandare i nemici al tappeto con una spazzata e infliggere una discreta quantità di danni da stordimento. Mentre schivi e sei a mani nude, tieni premuto W e premi avanti per eseguire un attacco rapido. Vediamo un attimo. Mira e premi clic destro per sferrare un potente attacco che congela brevemente i nemici piccoli e danneggia gravemente tutti gli avversari. Questo sembra una roba molesta. Come faccio? Cioè, me l'ha sbloccato e basta, no? Posso imparare cose? Acquista. Ah, con H si acquistano. Questo è già acquistato. Ok. Tieni premuto clic destro per sferrare un feroce attacco con l'ascia che infligge danni enormi. Tieni premuto clic sinistro per sferrare un attacco con l'ascia che colpisce i nemici varie volte e li blocca. Questo mi sembra figo. Un attacco finale pesante che chiude una combo di attacchi leggeri. Quindi tre attacchi leggeri e uno pesante. Questo mi sembra stonks. Acquisto. Ah no, devo tenere premuto, ok. Acquisto. Queste sono cose che sbloccherò poi, ok. Che posso acquistare? A mani nude, tieni premuto poi e prima se non crea attacco rapido. Non lo so, modalità furia, pure questa la vedremo. Atreus aiuterà Kratos quando i nemici sono vulnerabili. O quando Kratos viene attaccato, figo. Strangola un nemico, puoi eseguire una combo se Kratos lancia o colpisce il nemico lontano. Può sferrare una serie di attacchi stordenti quando i nemici sono nelle vicinanze. Stonks, ragazzi. Il ragazzo c'ha il suo, eh. Vediamo un po', li sblocco tutte queste cosine del pupo. Yeah, queste le devo ancora scoprire, sono abilità nascoste. Ok. Qua giù non possiamo andare. No. Quindi, 1, 2, 3. Questa è la scombazzata. E poi c'era uno. Ok. Anche perché sto nemico che sta qua sotto è opzionale, ma voglio riuscire a farlo, perché tanto so che ce ne saranno altri da uccidere. Ecco come si fa a scendere. Gli ha dato una crocca al bambino, gli ha rotto tutta la vita. E vaffanculo, eh. Ma cos'è? Oro di Aegir. È la sbrugna quella. Allora, vabbè, quel coso che dovevamo lootare qui l'abbiamo rimediato. Il nemico tosto l'abbiamo fatto. E chi ci aspettano lassù? Sì, pure. E chi sono arrabbiate? Pure. Scusa, fantasticavo. Porta fortuna, che ne saccio io.
Dai, Sfratos. Fratemos. Guarda lassù. Dovremmo tornare lassù. Ah, è lì che dobbiamo andare. Seguimi. Aspetta che c'è del loot da questa parte, ragazzo. Apri, apri. Acciaio di Svartflasfling morbido. Non è che va messo tipo... No. Ok, magari nell'armatura. Ecco qua, abbiamo rimediato un guanto del... No, ce l'avevamo già. Ok. Non è che tipo, non lo so, se può mettere nell'arma. Aspetta, aspetta, secondo me qualcosa possiamo fare, tipo. Legno. Vabbè, comunque qualcosa si potrà fare a livello di... Oh! Ehi là! Ehi, Kratos! Ok, perfetto. Ah, non l'hai neanche ucciso. Ok. Arrivederci. Che cos'è questo? Che bestiario cos'è? Aggiornato. I Draugr normali non sono né molto veloci né molto forti. Possiamo schivare e bloccarli sbarazzandoci di loro in fretta. Non mi è parso così in fretta, almeno non in questa modalità. Una l'abbiamo tolta. Dobbiamo trovare le altre. Una sta là in fondo. What? Anche le palombelle tocca fare con... questo posto è abbastanza grande, devo dire. Prima hai detto che potrebbero rapinarci. Io li ammazzo se ci provano, non ho paura. Se incontriamo degli uomini ti terrei fuori, chiaro? Ma so combattere. Ti terrei fuori, ragazzo. Non parliamone più. In quante direzioni possiamo andare, signori? Possiamo andare sia di qua che di là. Ok, lì c'è la runa da rimediare. Andiamo a rimediare sta runa, va. Ehi, ehi, da questa parte. Let's go. Scettino, tattico. Attento! Devi saltare in aria. Questo è proprio il primo poveraccio che esplode in mezzo secondo. Ora c'è la strega di merda. Troppo veloce. No. Vedi sto cazzo de... le cose che ti tira ogni volta li mortacci sua. Mi serve tempo. Prende il coso a volte. Andiamo un po'. Cavolo! Questo addressed proprio subito. Mo la streghetta che sbuca qua. Ma va a cagare, ma ha avvelenato instant. Disponibile.
Vaffanculo, ma poi a me me lo deve tirare sto cazzo di veleno. Mista. Mo so cazzi miei, perché qua io non so più che raccontargli a questi. Au. Proviamo con gli attacchi pesanti con l'accetta. Ok. Sono un pirla. No, non sto bene per niente. Non sto bene per niente. Ma quale bene? Quelli pesanti non riesce proprio a colpirli, eh? Vaffanculo, va. Ehi, blocco. Doppio blocco. Ora non posso. Ci penso io a lei, al tuo segnale. E vai, clicca. Madonna, quanta vita c'hanno i nemici, però. Basta. Gli fa zero danni lui. Vaffanculo, eh. Roba tosta. Coraggio. Coraggio. Bestiario aggiornato.
Se venissimo congelati da queste creature dovremmo rimanere sulla difensiva finché non ci saremo ripresi. Ok. Abbiamo preso una delle botte veramente fuori dal comune qua. C'è parecchia roba qua in giro. Che dice qua? Se schiamo il suo attacco sarà vulnerabile per un po' di tempo a un nostro contrattacco. Questo è quel coso gigante che fa un milione di danni che era capitato prima. Ah, tra l'altro c'era l'altra runa, l'avevo vista di qua. Vediamo un po', andiamo ad aprire sta cassa. Andiamo di qua. Aprire scatolino. Che cos'è quello? Ci sarà dentro il coso per gli HP, immagino. Sì. La mela di Idun. Ithun, anzi, 2 di 3, ok. Oh, poi se magari mo ricordo male, però mi pare che la D così era th. Menatemi se. No, ma perché? Perché mi sono andato a infilare in questa situazione? Non volevo, ma neanche per niente. Non posso. Però l'attacco pesante con l'accetta, devo dire che fa il suo, eh. Devo dire che preferisco ucciderli così questi che affrontarli in corpo a corpo. Ah, gli rimane proprio incartata in testa, fantastico. Bonk. Arrivederci. Ok, anche lei. È fantastica sta accetta, stupendo, adoro. Però sono un coglione io. Ora non posso. Mista. Vado. Questo non so perché non si ghiaccia. Arrivederci, perfetto. Stato bello, signori. Arrivederci. Ragazzo, a tutti. Di qua. No, clicca. Sì. Oh. Che? Perché lo deve raccogliere lui questo? Ho già visto questa lingua. What? Ah, perché sono rune, ok. Appunti aggiunti. Il regno dei nani è sicuro. In cambio della promessa di rimanere al sicuro dagli erranti di Hel, hanno accettato la protezione di Asgard. Ora i Vanir potranno chiedere il loro aiuto grazie alla lungimiranza di Odino. Gli elfi sono abbastanza distratti. Tutto prosegue secondo i piani. Il custode corvo. Ok. Quindi possiamo andare sia di qua che di là. E che c'è del Lutherino qua. Qui c'è un coso storico. Un altro qui. Il suo nome è Rungnir. Rungnir. Un guerriero gigante fatto di pietra. Sembra che fosse una grande battaglia. Vedo Odino, Thor, perfino il serpente del mondo. Oh, Thor deve avergli spaccato la testa, vedi? Ma il corpo di Rungnir lo schiacciò. Che idiota. Oltre il mito. Vediamo un po'. Ogni altare raccolta... Cavolo, peccato che non c'è questa storia qua. Questa andrebbe chiaramente, bisogna googlarla. La storia di Rungnir. O magari c'è. Presente gigante di ghiaccio e pietra, Rungnir. A quanto pare sostenne una grande lotta contro Aesir e Vanir. Combatté contro Thor e persero entrambi perché Thor gli ha spaccato la testa. Però è stato sotterrato da Rungnir. Qua che ci abbiamo? Ci deve essere qualcosa. A parte spacchiamo questo con la faccia. Per dell'argento extra. Questa è una mega cura. Basta, possibile? Ci credo poco.
Però vabbè, quest'area sembra terminata.